Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tener altro viaggio, rispose poi che lacrimare mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E ha natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché ha pietà del nostro mal perverso. Inferno, 22° canto. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Li miei compagni, feci saluti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei reni facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato lucino. Lo duca ed io, per quel cammino ascoso, intrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo salimmo su, il primo ed io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle. Orribil furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Alto sospir che duolo strinse in ui, mise fuor prima e poi cominciò: Frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio e non fora giustizia, per ben letizia. E per male aver lutto. Dante, Purgatorio, XVI canto. Così dell'atto suo, per gli occhi infuso nell'immagine mia, il mio si fece, e fissi gli occhi al sole oltre nostr'uso. Apri la mente a quel ch'io ti paleso e ferma al vientro, che non fa scienza senza lo ritenere, avere inteso. Dante, Paradiso Quinto. Mai come oggi l'insegnamento di Dante è così prezioso. In questi giorni di didattica a distanza, proprio voi, cari ragazzi, siete chiamati ad essere gli artefici principali della vostra conoscenza, della vostra formazione. Pertanto ritenete, ossia interiorizzate il frutto del vostro lavoro. Aprite la mente e lavorate con entusiasmo e curiosità. Oh, insensata cura dei mortali, quanto son difettivi i sillogismi, quei che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro aiura e chi ad aforismi s'ingiva, e chi seguendo sacerdozio e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare e chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava, e chi si dava all'ozio, quando da tutte queste cose sciolto, con Beatrice m'era suso in cielo, cotanto gloriosamente accolto. Poscia rivolsi alla mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui, che negli occhi suoi ardeva un riso tal che credetti coi miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Nel diciassettesimo del Paradiso, l'amo Cacciaguida predice a Dante l'esilio amaro, l'ospitalità da parte del gran Lombardo Cangrande a Verona e infine lo ammonisce a non cedere al rancore all'invidia verso i nemici. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale.
lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo, che in sulla scala porta il santo uccello. Non vo' però che a tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita via più là che il punir di lor perfidie. Così la mente mia tutta sospesa mirava fissa, immobile ed attenta, e sempre di mirar facea si accesa a quella luce cotal si diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta, perché il benché del volere obietto tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è difettivo ciò che è lì perfetto.